12 marzo 1944. Muore a Roma Romolo Murri. Era nato a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo, nel 1870, l'anno in cui le sue Marche, con tutti i territori dello Stato Pontificio, cadevano in mano al Regno d'Italia. Divenuto sacerdote, si batté per il ritorno dei cattolici all'impegno politico, facendosi voce critica nei confronti del prevalente conservatorismo delle gerarchie ecclesiastiche. Dando spazio a teologi e filosofi d'orientamento aperto ai più moderni problemi sociali, fondò la rivista Vita Nuova. Intanto, con l'impegno attivo nell'opera dei congressi, contribuiva a rinnovare la mentalità dei dirigenti delle associazioni cattoliche, propugnando contro il governo liberale conservatore la difesa delle libertà costituzionali e l'attenzione al popolo e agli operai, senza disdegnare di trovarsi a fianco di repubblicani e socialisti. Anche grazie a lui, negli anni tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, la Chiesa vide sbocciare un movimento di pensiero teso a riconciliare la cultura cattolica con le scienze moderne, mettendo fine allo scontro culturale tra metodo scientifico e fede, Stato e Chiesa, tradizione e progresso. Ma nel 1906 la Lega Democratica Nazionale, fondata da Murri con l'adesione di molti democratici cristiani, fu condannata da Pio X. Tre anni dopo, appena eletto alla Camera dei Deputati, Murri venne scomunicato. Solo nel 1943, un anno prima di morire, ottenne dal Papa Pio XII la revoca della scomunica ed il pieno ritorno nella Chiesa Cattolica, che aveva servito ed amato durante l'intera esistenza.